3. Come gli anni trascorsi senza pronto soccorso a Scafati. 1095. Come i giorni passati dalla chiusura del Mauro Scarlato. 26.298. Come le ore trascorse a sperare, in attesa che qualcosa cambiasse, che la politica intervenisse in difesa di un diritto inalienabile, che la popolazione si ribellasse ad una grave ingiustizia subita. 27. Come i minuti impiegati per arrivare al pronto soccorso Umberto I di Nocera Inferiore, con una simulazione civile di pronto soccorso. 7. Sono i minuti che qualche incosciente riteneva necessari per raggiungere il pronto soccorso più vicino. 40.462. Come i pazienti che hanno transitato al pronto soccorso di Scafati per l'anno 2009. 1031. Come i codici rossi per l'anno 2009. 25.920. I pazienti che hanno transitato nei primi 8 mesi del 2010 presso il pronto soccorso di Scafati. Tanti i decessi provocati dall'assenza di un pronto soccorso. Migliaia i viaggi della disperazione che ogni giorno i nostri concittadini affrontano, con la speranza di sopravvivere nell'infinita corsa al nosocomio più vicino, dopo la chiusura del pronto soccorso. Questi sono numeri che dovrebbero scuotere le coscienze, soprattutto quelle di chi ha condannato a morte un circondario di circa 300.000 utenti. Abbiamo voluto simulare un pronto soccorso civile per dimostrare, qualora ce ne fosse la necessità, che ricevere assistenza sanitaria adeguata in caso di malore, nelle condizioni attuali, risulta un vero e proprio calvario. Un viaggio spesso senza un ritorno. E dove la speranza diventa l'unica cura al disastro sanitario che la nostra gente è costretta a vivere dal maggio 2011, quando cioè il pronto soccorso di Scafati venne chiuso. Non possiamo continuare a subire tanta ingiustizia e abbiamo deciso di riaccendere i riflettori su una ferita mai rimarginata. La battaglia non è mai terminata, noi continuiamo la lotta. La vita non ha valore economico né politico. Ridateci il pronto soccorso, non il primo soccorso.